parliamo di questo ciuffo ribelle. Va bene. Allora, rieccomi qui. Il video sui appunto i preferiti di novembre, varie categorie, vari elementi a cui mi sono affidata nel mese di novembre, che vi andrò piano piano ad elencare e a parlarvene più nel dettaglio. Allora, incominciamo subito con la categoria degli accessori. Per quanto riguarda la categoria di accessori, ho messo con qualsiasi cosa, abbinata veramente dalle felpe ai maglioni, veramente con qualsiasi cosa, questa bellissima collana che ho acquistato a Londra di Forever 21, che presi a 9,90€ e fu effettivamente un'amore a prima vista. Io questa collana la adoro, mi piace tantissimo e appunto cercavo proprio una collana rosa. E mi piace molto perché è molto, comunque rimane una collana abbastanza delicata, ma allo stesso tempo elegante e molto chic. E mi piace tanto perché, essendo un rosa molto romantico, molto tenue, molto cipria, comunque mi dà la possibilità di abbinarla e rendere un po' più particolare e ricercato il mio look. Quindi mi piace tanto e questo è sicuramente stato l'accessorio per il mese di novembre. Poi, indumento. Un capo messo, rimesso, rimesso insieme a quei pantaloni neri, cioè li praticamente alternavo, sono sicuramente stati questi jeans che avrete visto di H&M. Io questi qui li ho adorati, sono i classici girly friend, sono questi qui con i pois, con questa base, questo blu abbastanza scuretto, e questi pois che vanno appunto a decorare ancora di più. Mi piace molto perché comunque è un jeans che, nonostante sia comunque attillato, aderentino, allo stesso tempo rimane morbido e non fa, diciamo, l'effetto del boyfriend. Comunque rimane appunto morbido, però in modo un po' più femminile. Quindi questa cosa mi piaceva tanto di questo modellino qui di jeans. Vabbè, che dire, il jeans comunque è un capo versatile che abbini con tutto, quindi sicuramente è facilissimo da abbinare. Comunque la cosa che ha il pois lo rende un attimino più carino, più particolare, e quindi è proprio questa la cosa che mi piaceva appunto di questo jeans. La cosa bella è stata, che poi bella per chi ha avuto la possibilità di acquistarli, è stata che quando c'è stato il Friday Black sul sito di H&M, questi jeans stavano in offerta a metà prezzo, stavano a 20€. Io avevo visto l'altra colorazione, che non era quella più chiara, quella media, ma non ho trovato la mia misura purtroppo, quindi a chi è stato fortunato, comunque sicuramente, o comunque a chi avrà la possibilità di acquistarlo, sicuramente lo consiglio, perché comunque mi piace tanto come capo e lo trovo molto utile e comodo, mettibile con tutto, e quindi sicuramente per chi ha la possibilità di trovare la sua misura lo consiglierei di acquistare. Poi, scarpe, categoria scarpe. Una scarpa, anzi un paio di scarpe che ho utilizzato tantissimissimo per la comodità, per l'effetto che crea, per lo stile, per tutto, sono questi tronchetti, questi boots con questo tacco di Zara, che ho acquistato da Zara, diciamo, autunno, inizio autunno mi sa, sì. Sono questi stivaletti fatti con due materiali differenti, questa simil pelle qui davanti, poi dietro ha questo finto camoscio. Mi piace tantissimo perché ha questa apertura qui laterale, questa fibbietta qui, e quindi comunque sono un paio di scarpe che ho utilizzato tantissimo e sono mettibili sia di sera appunto che di giorno, perché comunque hanno questo tacco che rimane molto molto comodo e comunque mettibile senza problemi. E poi vabbè, che dire, sono degli stivali che comunque riesce ad abbinare con qualsiasi capo, anche con un abitino comunque carino, non lo rendono eccessivamente aggressivo, comunque rimane abbastanza sobrio come stile, e mi piacciono tantissimissimo. Poi categoria borsa. Una borsa che ho utilizzato tanto è la mia amatissima Blue Girl, questa borsa qui in finta pelle blu, con tutto nel dettaglio, tanti piccoli cuoricini in blu elettrico. Mi piace tantissimo perché comunque è una borsa che rimane come stile molto romantica ed è comodissima, entra di tutto e di più, ha questa tracolina laterale e i manici per portarla appunto al braccio, e ha dettagli in oro. Ecco, vabbè, l'interno è molto molto capiente, vi posso far vedere, e vabbè, ha le due classiche tasche per inserire, che ne so, fazzoletti, cellulari, e poi la classica tasca con la zippina,
dove mettere le cose, diciamo, o più importanti o come vi pare. E questa qui devo dire che l'ho utilizzata tanto, magari con tutti quei maglioncini romantici, le felpette, mio vabbè, comunque le borse, diciamo che ho di tutti i colori, perché mi piace proprio avere la borsa di tutti i colori, perché mi piace anche proprio contrastare, magari mi vesto dei colori differenti alla borsa, poi mi piace magari spezzare con la borsa, non lo so, ho certe fisse mie, e quindi comunque compro le borse di tanti colori, e a maggior ragione se riesco a trovare comunque delle borse con una media qualità, perché no, le acquisto, magari aspetta i saldi, magari no, e mi piace appunto comprarle soprattutto comode e abbastanza capienti. Poi profumo, categoria profumo, questa volta non ho da mostrarvi un vero e proprio profumo, quello che vi mostro è il borotalco, perché comunque è un profumo che a me piace tantissimo. Io in particolare utilizzo sempre questo qui della Perce Azzurra, è il talco profumo classico della, appunto, della Paglieri, e mi piace tantissimo questo, il profumo del borotalco. Io non lo utilizzo per problemi di sudorazione, lo utilizzo semplicemente perché mi piace questo profumo, soprattutto in inverno, che poi vedi non è neanche la stagione adatta per utilizzare il borotalco, perché magari si utilizza appunto proprio per la sudorazione. Io mi cospargo a fine doccia di borotalco, mi riempio, creo uno strato tipo pupazzo di neve, e appunto lo amo, mi fa un odore assurdo, che a me mi impazzisco di pulito, e quindi mi dà quella sensazione appunto di pulizia che mi piace tanto sentire appunto addosso sulla mia pelle, quindi profumo il borotalco. Smalto, questa volta vi presento una combo che ho utilizzato tantissimo e che ho oggi anche sulle mie unghie, che è questo appunto nude dell'Essence abbinato a questo fango della Kiko. Questo fango della Kiko è il 322 e il nude dell'Essence è il 162 Delete Nude, appunto, che io vado a mettere il fango solo nella lunare, proprio per creare questo piccolo contrasto, però comunque rimanendo sempre molto sopra e con dei colori abbastanza caldi che mi fanno impazzire. E quindi sì, sto utilizzando tantissimo questa combo, l'ho praticamente messa e rimessa in continuazione. Mi piace tantissimo appunto abbinati insieme, perché rimangono delicati ma allo stesso tempo creano un po' di movimento sulle mie unghie, quindi mi piace tantissimo. Quindi questi qui sono i miei smalti del mese di novembre. Poi categoria, questo ciuffo di Belle non mi vuole lasciare, ok. Poi la categoria make up, invece vi propongo un prodotto che già vi ho fatto vedere quando degli acquisti di Londra, e della palette della Make Up Revolution, la Hot Spice Ultra Blush Palette, appunto è questa palette di blush della Make Up Revolution che sto utilizzando tantissimo, e che ha praticamente tutti questi colori così tanto basici da poter creare appunto queste nuance appunto sulle mie guance, che posso far variare appunto diverse tonalità di nuance nelle mie guance, mi piace tanto. E poi qui lateralmente comunque ha due illuminanti, e mi piace tantissimo perché comunque si contrastano con questi colori abbastanza tenui, abbastanza naturali, però va appunto dei colori un po' più scuri e un po' più soft, e poi ha tutte queste tonalità aranciate, pescate, rosate, che a me piacciono tantissimo. Quindi questa qui straconsigliatissima, Hot Spice. E infine la categoria beauty, vi propongo un prodotto che sto utilizzando già da un pochetto e che io amo, stradoro, che vi ho fatto vedere già nei prodotti preferiti, nella dello shopping all'inizio, tra i miei video iniziali, e praticamente questo gel detergente della L'Oréal, che io ve lo straconsiglio. E la cosa bella di questo prodotto è che quando proprio te lo vai a mettere sul viso ti dà quella sensazione di freschezza, come se ti pizzicasse leggermente la pelle, comunque ti senti proprio che la pelle reagisce al prodotto, ma in modo positivo, perché proprio ti senti fresca, pulita, riattivata, perché no, ti senti la pelle proprio attiva. Quindi sicuramente il prodotto mio preferito, lo adoro, non solo per il mese di novembre, è vero, per tutti i mesi, però adesso abbinato proprio al Clarisonic, che ho acquistato appunto da poco per il mio compleanno, fa sicuramente un effetto totale unico. Quindi questo qui è l'ultimo prodotto, il prodotto è la categoria beauty. Quindi per quanto riguarda il mese di novembre è tutto, io vi ringrazio, vi mando un grosso bacione e ci vediamo al prossimo video. Ciao!